Avete mai avuto sensi di colpa guardando i bidoni pieni di imballaggi di casa vostra? A me capita praticamente sempre. In particolare ricordo un momento nel 2016 quando ero una studentessa di design a Bolzano e guardavo questo barattolino di dado da brodo e pensavo che se accidentalmente fosse finito in mare e avesse causato la morte di qualche creatura marina, sarebbe stata colpa mia. Lo sentite questo senso di sconforto? A me questa sensazione non solo ha portato quasi all'accumulo patologico, ma anche alla domanda centrale della mia tesi di laurea triennale, ovvero possiamo sviluppare degli imballaggi che invece che inquinare la terra la nutrono e la beneficiano? Una compagna di corso mi ha consigliato il libro Good Design di Bruno Munari del 1963, in cui si parla dell'arancia come un prodotto perfetto. Il succo è contenuto in piccole capsule, che sono a loro volta contenute in spicchi, arrangiate intorno a un asse, creando una specie di sfera. Questa sfera è contenuta in una buccia che è imbottita all'interno e esternamente è sia traspirante che resistente all'acqua. Tutti i materiali nell'arancia sono fatti della stessa natura e quindi ho avuto un'intuizione. In ogni regione ci sono tonnellate e tonnellate di scarti a base di bucce di frutta e verdura che vengono immediatamente trasformati in fertilizzante e quindi tutte le sostanze ancora preziose che contengono vanno completamente sprecate. Mi sono quindi chiesta, ci sarà un modo per trasformare le bucce in nuovi imballaggi? Ed è così che è iniziata una ricerca che mi ha portato a una delle mie più grandi ossessioni, il microcosmo, quel vasto mondo di organismi che possono essere solo visti attraverso un microscopio. Ma che cavolo c'entrano i microrganismi in un discorso sul packaging? C'entrano e come? Perché intanto che noi siamo qui e cerchiamo di gestire i nostri sistemi rigidi e non sostenibili, loro continuano ad adattarsi a condizioni avverse, in primis perché basano le loro relazioni sulla collaborazione e in secundis perché tutte le sostanze che producono sono utili ad altri. Non esiste il concetto di rifiuto. Come designer ho un interesse viscerale nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni che non solo possono migliorare la vita delle persone, ma anche delle altre specie. Questo quindi mi porta a collaborare con altre discipline, per esempio con microbiologi, tecnologi alimentari, antropologi, ed è grazie a questa sinergia che riusciamo a sviluppare delle soluzioni che possono essere ideali per dei contesti specifici. Nella nicchia emergente del biodesign, i designer superano la logica della produzione di massa dei materiali prestabiliti, ma collaborano con i microrganismi per sviluppare nuovi sistemi e materiali più sostenibili. Nel 2016, quando cercavo di capire come trasformare le bucce in nuovi imballaggi, ho scoperto dell'esistenza di un gruppo coeso di microrganismi, più specificatamente un consorzio che si chiama SCOBI, coltura simbiotica di batteri e lieviti, anche detta madre acetica. È famosa perché si usa per produrre la kombucha, che è una bevanda a base di tè fermentato che risale addirittura a più di 2000 anni fa in Manciuria, ma che oggigiorno è sempre più popolare anche in Europa. Il processo per produrre la SCOBI è abbastanza semplice. Serve un contenitore che va riempito di liquido nutritivo, poi la SCOBI viene immersa nel contenitore e parte un processo di fermentazione alla fine del quale una nuova SCOBI cresce sul pelo del liquido e assume questo aspetto. Quando questa specie di gelatina è abbastanza spessa, si può prendere, porre su una superficie e aspettare che si secchi. Quello che andiamo a ottenere è uno strato semitrasparente che sembra unire le qualità di carta, pelle e plastica. E grazie a dei nostri colleghi tecnologi alimentari abbiamo scoperto che è più o meno stabile 2 anni prima di decomporsi. È particolarmente resistente, questa resistenza è data dalla presenza di microfibre che vengono anche chiamate cellulosa batterica. Sappiamo che la cellulosa è una sostanza molto importante al giorno d'oggi perché viene impiegata non solo per produrre fibre che possono essere tessili, ma addirittura anche materiali come la carta. Quindi è molto importante averla. Abbiamo anche scoperto, grazie ad articoli scientifici, che la SCOBI non può essere prodotta solamente con il tè zuccherato, ma anche con gli zuccheri naturalmente presenti nelle biomasse di frutta e verdura. Quindi la SCOBI offre un'opportunità di economia circolare. Quindi quello che ho fatto nel 2016 è stato comprare delle vasche e anche ottenere dei campioni di biomasse locali e ho iniziato a fermentarle in un atelier della facoltà di arte e design per la gioia delle mie compagne tesiste che si sono dovute sorbire l'odore.
Una delle prime domande che mi sono posta è: ma come si fa a lavorare con i microrganismi? E la risposta è più o meno come con le persone, quindi bisogna imparare a conoscerle, capire che preferenze hanno, in che ambiente si sentono meglio, che cosa le rende più produttive, che cosa le piace. E questo si riesce a capire attraverso i sensi, come l'olfatto e la vista, per comprendere se la crescita sta andando bene. E poi è anche essenziale ovviamente collaborare con degli scienziati che possono aiutare a determinare quali sono le condizioni di crescita ideali. Grazie a questa conoscenza sono riuscita a capire come creare diversi strati di diversi spessori e sfumature utilizzando liquidi differenti. E poi, per tornare alla mia domanda iniziale, mi sono chiesta quali tipi di imballaggi potrebbero essere ideali in un contesto sud tirolese. E quindi ho sviluppato dei prototipi unici per prodotti locali, per esempio degli snack a base di mela secca, oppure delle caramelle e degli infusi a base di erbe alpine. E poi, pensando allo street food, ho anche sviluppato delle proposte, per esempio, di vassoi e coppette gelato usa e getta. C'è un'interessantissima connessione e relazione con il locale, perché se in Sud Tirolo possiamo usare attualmente, per esempio, le biomasse di mela, in Sicilia potremmo utilizzare quelle di agrumi, rendendo ogni località intorno al mondo potenzialmente molto più resiliente, almeno per produrre una parte dei propri imballaggi. Questa tesi, grazie ai miei mentori, è germogliata in un progetto interdisciplinare chiamato Innocell, che è stato condotto al Design Friction Lab della Facoltà di Design e dalla Piattaforma di Tecnologie Alimentari della Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano, ed è stato finanziato dalla Provincia Autonoma. Quindi, in circa 3 anni ci siamo focalizzati su 2 aspetti principali: produzione e ulteriori applicazioni. Innanzitutto ci siamo resi conto che produrre tanta scopi è problematico, è complicato, perché serve tanta superficie, quindi servono tante vasche, e stare a monitorarle tutte è estremamente laborioso. Tuttavia, grazie alla ricerca, abbiamo scoperto che esiste un brevetto scaduto che parla di un principio di rotazione. Questo vuol dire che la scopi non cresce più sul pelo del liquido, ma si aggrappa a entrambe le facce di dischi che continuamente ruotano dentro il liquido nutritivo. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire, in primis, che aumenta tantissimo l'ossigenazione e quindi alla scopi piace da morire, e quindi è possibile creare molta più massa in un volume molto più limitato. Abbiamo quindi cominciato a sviluppare un'unità da 16 litri per fare tutti i nostri test, per poi passare a una versione finale da 25. Devo ammettere che questa è stata la parte più difficile di tutto il progetto, perché io non ho competenze in ingegneria, raccordi sistemi idraulici. Abbiamo dovuto fare dozzine di iterazioni, cambiare pezzi rotti, capire quali componenti fossero ideali, anche dover gestire delle contaminazioni che sono successe durante i cicli. Ma alla fine, soprattutto grazie agli altri membri del team di design e a consulenti esterni, siamo riusciti ad arrivare a una versione finale da 25 litri, che vedete in funzione qui sopra, che permette di avere, alla fine di un ciclo, tra i 12 e i 15 kg di scopi, e questa unità è circa lunga 1 metro per 30 centimetri. Abbiamo pensato poi di condividere questa conoscenza che abbiamo generato, mettendo le istruzioni per produrre questa unità che noi chiamiamo il bioreattore online, con una licenza Creative Commons, in modo da permettere a più persone intorno al mondo di produrre scopi in maniera più efficiente. Il bioreattore è servito anche all'interno del progetto Innocell per capire quali materiali potrebbe essere possibile ottenere oltre ai fogli. E quindi sono stata letteralmente mesi con le mani in pasta tra laboratori scientifici, cucine, fab lab e le officine della Facoltà di Design. Ho provato una serie di processi e protocolli per capire cosa fosse possibile ottenere. Alla fine di questa fase molto sperimentale, sono riuscita ad arrivare a dei prototipi di materiali, e quindi la scopi è diventata polvere, granulato, fogli con diverse texture ed effetti estetici, ma in particolare sono davvero fiera di una ricetta che mi ha chiesto più di 60 iterazioni e permette di ottenere una schiuma solida, ovvero un materiale che è simile alla consistenza degli snack soffiati. Ci siamo quindi chiesti: cos'è possibile creare con un materiale che può essere molto voluminoso e allo stesso tempo iperleggero? E abbiamo pensato a tutti quei blocchi, a quei cuscinetti protettivi che proteggono i prodotti nuovi che acquistiamo e spesso sono all'interno di scatoloni. Questi blocchi tendenzialmente sono fatti di polistirolo, che è un materiale sintetico tra i più inquinanti che abbiamo. E abbiamo pensato che di fatto sarebbe ideale avere invece un'alternativa che non solo è compostabile, ma potrebbe essere prodotta localmente e permetterci anche di fertilizzare addirittura il nostro giardino.
E quindi per dimostrare ciò abbiamo sviluppato dei modelli di packaging monomateriale, per esempio per impacchettare smartphone, cuffie, contenitori multiuso e poi queste famose chips per imballaggi. Fino a qui vi ho parlato solamente di packaging, tuttavia abbiamo anche mandato dei campioni di scopi cresciuta dalle biomasse di mela ad analizzare da esperti microbiologi del Micro for Food Lab, che ci hanno fornito dei dati preliminari, ma che ci hanno suggerito una possibilità che ha radicalmente ampliato la nostra visione, ovvero che la scopi ha un potenziale prebiotico. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non solo si può mangiare, ma che contiene antiossidanti e quindi potrebbe potenzialmente nutrire i batteri buoni che abbiamo nell'intestino. E come dicono i recenti studi sul microbioma, è molto importante prenderci cura di loro per supportare la nostra salute in senso olistico. Subentra tuttavia un problema, e chi si fa la kombucha a casa lo sa benissimo, ovvero che la scoby ha una consistenza simile alle seppie e un sapore simile all'aceto. Quindi qui subentra di nuovo, torna in gioco il design, che non solo ha incontrato l'ingegneria, le scienze dei materiali, la microbiologia, ma è arrivata anche al cibo. E quindi alla fine del progetto Innocell abbiamo proposto due concetti alimentari, quindi in questo caso un granulato soffiato che si può aggiungere ai cereali oppure uno snack simile alle gallette. Ma siccome questo potenziale era estremamente interessante per me, ho deciso di svilupparlo ulteriormente anche nella mia tesi di laurea magistrale in Ecosocial Design. Ho quindi collaborato con il gruppo di fermentazione e distillazione del centro di sperimentazione Limburg, con cui abbiamo effettivamente confermato questo potenziale prebiotico di scoby cresciuta da quattro diverse biomasse che si trovano a livello locale, quindi mela, rape rosse, lamponi e uva. E poi ho collaborato con uno chef stellato con cui abbiamo sviluppato dei concetti alimentari per facilitare un'ipotetica integrazione della scoby nell'alimentazione quotidiana. È infatti essenziale che quando si propone un ingrediente o un cibo innovativo sia intuitivo comprendere come poterlo utilizzare e come preparare questa nuova pietanza. E questi aspetti si possono progettare attraverso la semiotica, o che quando è applicata al design del prodotto si intende come la capacità di un prodotto di comunicare significati al consumatore. E quindi ho deciso di mettere in gioco tutte le competenze e tutta la conoscenza che ho preso dallo sviluppo dei materiali per enfatizzare le proprietà nutrizionali della scoby. E quindi ho pensato, cosa potrebbe invogliare persone in Europa del Sud e soprattutto anche in Italia, che è uno dei luoghi a livello gastronomico più conservatori che esistono, appunto a integrare la scoby nella propria quotidianità. Ho quindi pensato a dei concetti, per esempio, di pasta, che sfruttando la capacità di assorbenza della scoby potrebbe essere preparata immergendola direttamente nel sugo o nel brodo, oppure a delle chips ricche di fibra, oppure a un budello per salsicce vegetali che sfrutta la capacità della scoby di essere una barriera per l'ossigeno. Poi ho anche pensato a come siamo abituati a vedere gli integratori nella nostra quotidianità, ed è spesso sotto forma di polveri, capsule e pillole. E ho pensato che di fatto la scoby offre l'opportunità di aggiungere consistenza, estetica e anche valori nutrizionali ai nostri piatti. E quindi ho pensato a un condimento a base di sfere gelatinose che potrebbe aggiungere per esempio a insalate o piatti freddi, a delle capsule solubili con cui potremmo colorare i nostri impasti e le nostre bevande, delle caramelle gelatinose con appunto un'aggiunta nutrizionale, oppure addirittura dei ghiaccioli con anche diverse proprietà nutrizionali. Devo dire che queste proposte sono ancora in fase sperimentale. Io ne ho assaggiate alcune, posso dirvi che c'è potenziale, ma non sono ancora esattamente buone da mangiare. Per questo serve ulteriore ricerca e ulteriori collaborazioni. In questi anni abbiamo dimostrato attraverso il design che i microrganismi sono degli ottimi alleati per affrontare le sfide del presente. Approcci di biodesign stanno fiorendo intorno al mondo, e soprattutto anche in Europa. Abbiamo ricercatori a Bolzano, a Milano, a Lecce, nei Paesi Bassi a Delft, nel Regno Unito a Londra, anche in Germania, a Francoforte e a Berlino, dove sono attualmente affiliata al gruppo di ricerca Methods of Activity della Humboldt University, in cui sto collaborando con microbiologi e antropologi per investigare le relazioni tra umani, piante e microrganismi per scoprire nuove alleanze che possono aumentare la resilienza e la sostenibilità locale.
E è da lì che a breve comincerò il mio dottorato di ricerca. Lavorare con i microrganismi mi ha radicalmente cambiata, ha espanso la mia visione, ha affinato il tipo di futuro che voglio vedere e mi ha portato a una profonda riconnessione con me stessa. Tuttavia, tutta la ricerca che avete visto è pionieristica, quindi la prossima volta che vedrete tonnellate di scarti alimentari e bidoni pieni di imballaggi, i sensi di colpa resteranno. Ma di tutto ciò che ho detto oggi, ciò che dovete ricordarvi è che la resilienza e la sopravvivenza si basano sulla collaborazione e sulle relazioni di cura. Infatti, se non fosse stato per tutte queste persone, il loro supporto, la loro collaborazione, il loro lavoro, tutto ciò che avete visto non sarebbe mai stato possibile. Grazie.